Ninja Gaiden 3 è stato uno dei più grandi fallimenti dell'era post-Itagaki del Team Ninja, deludendo le aspettative dei fan e proponendo un'esperienza legnosa, limitata e fin troppo semplice, complice anche l'abbandono di tutti gli elementi che avevano contribuito ad accrescere la popolarità della serie nel corso degli anni. Come da tradizione, tuttavia, il Team Ninja ha cercato di aggiustare il tiro con una versione riveduta e corretta del gioco, approfittando del lancio del Wii U per intervenire profondamente su Ninja Gaiden 3, smontandolo e raffinandolo un pezzo alla volta. Nonostante l'evidente impegno del team e la grande considerazione verso le segnalazioni dei fan durante la delicata operazione, tuttavia il risultato finale, pur migliore del precedente, non è ancora all'altezza del nome di Ninja Gaiden. Ma andiamo con ordine. Una volta iniziata la partita e affrontati i primi scagnozzi, ci si rende immediatamente conto di una cosa. I numerosi Quick Time Events che appesantivano il gameplay di Ninja Gaiden 3 sono scomparsi, lasciando il posto a un sistema di combattimento più fluido e appagante. Il fatto di non dover costantemente premere i tasti indicati su schermo permette infatti di concentrarsi davvero sull'azione, nel tentativo di abbattere gli avversari con combo sempre più elaborate. Dopo qualche minuto, tuttavia, iniziano a emergere i primi problemi di Razor's Edge, tutti ereditati dalle meccaniche originali di Ninja Gaiden 3. Anche nella versione Wii U del gioco, infatti, Ryu ha la fastidiosa tendenza ad essere calamitato dal bersaglio che inizia ad affettare, faticando a sganciarsi per disporre di altri eventuali nemici nelle vicinanze. Questo costringe ad affidarsi a un'eccessiva frequenza della schivata, nel tentativo di abbandonare una posizione scomoda non potendo reagire con la giusta prontezza. Un difetto piuttosto fastidioso, soprattutto considerando il livello di difficoltà meno permissivo del titolo. Rispetto alle versioni PS3 e Xbox 360 di Ninja Gaiden 3, il Team Ninja ha ascoltato infatti le lamentele dei fan, rendendo il tutto più ostico, tanto che finalmente il gioco rappresenta una sfida anche per i più esperti, spingendo a perfezionare la difesa per non essere abbattuti in pochi istanti. In Razor's Edge, anche i soldati meno potenti possono rappresentare quindi un problema, soprattutto quando attaccano in gruppo. Nel bel mezzo dei combattimenti, tuttavia, chiunque abbia avuto il piacere di giocare a Ninja Gaiden Black o al primo Sigma non potrà fare a meno di notare un evidente peggioramento rispetto alle battaglie combattute in passato. Nonostante non sia necessario prestare particolare attenzione alla difesa, rispetto a quanto accadeva agli scontri del primo Ninja Gaiden, in questo capitolo prevale quindi un senso di casualità. Ad esempio, anche per il più esperto dei giocatori, seguire l'azione su schermo diventa estremamente complicato, soprattutto quando si ha a che fare con attacchi portati contemporaneamente da più direzioni e con improvvise prese capaci di aprire le guardie di Ryu. Inoltre, mentre nei capitoli precedenti della serie l'estrema difficoltà veniva concepita come qualcosa di onesto, in Razor's Edge questo non succede e non si può fare a meno di pensare che il gioco sia stato programmato per barare, mettendo il giocatore in condizione di non poter mai dare il massimo. Proprio per questo motivo, in più di un'occasione anche i giocatori esperti si troveranno a premere selvaggiamente i due tasti di attacco o la schivata, per cercare di uscire da una situazione impossibile da reggere, a discapito del divertimento. Un altro cambiamento rispetto a Ninja Gaiden 3 riguarda il ritorno del sistema di progressione e la presenza di un buon numero di armi utilizzabili per farsi strada tra i nemici, dettagli che non possono che essere accolti con estremo piacere. In Razor's Edge è possibile anche accedere in qualunque momento al menu di potenziamento di Ryu, dove il karma guadagnato eliminando gli avversari può essere speso per comprare nuove mosse o potenziare le armi a disposizione del protagonista. Questi due elementi, colpevolmente assenti in Ninja Gaiden 3, contribuiscono a dare un senso di crescita al giocatore, spingendolo a sperimentare combo sempre più spettacolari per massimizzare la quantità di karma ottenuta. Il Team Ninja è intervenuto anche sulle abilità del braccio maledetto di Ryu, bilanciato per non uccidere completamente la sfida. In Ninja Gaiden 3, infatti, una volta caricato raccogliendo il karma dai nemici, poteva essere sfruttata un'abilità che eliminava istantaneamente alcuni avversari su schermo. Il fatto che tale esperienza potesse essere usato troppo spesso, però, rovinava l'intera esperienza del gioco, rendendola ancora più facile di quanto non fosse già. In Razor's Edge, tale opzione è ancora presente, ma, oltre a caricarsi più lentamente, può anche essere sacrificata per ottenere un utile moltiplicatore del karma, da sfruttare ai fini del punteggio e delle classifiche mondiali. Un'altra aggiunta è rappresentata dal personaggio di Ayane, la giovane ninja presente anche nella saga di Dead or Alive. L'agile combattente potrà infatti essere selezionata per affrontare due missioni bonus e, una volta completata la campagna, potrà essere utilizzata anche nei livelli del gioco di base. A completare il quadro delle novità ritroviamo l'Hero Mod, ritoccato per venire incontro a giocatori meno esperti. Sul fronte del multiplayer, invece, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge propone delle piacevoli Ninja Trails, una serie di arene da affrontare da soli o in compagnia di un amico,
in cui si devono eliminare ondate di nemici sempre più agguerriti. A questa si va ad affiancare il discutibile multiplayer competitivo, chiamato Clan Battle, che vede gruppi di giocatori sfidarsi in numerose partite online all'ultima uccisione, vestendo i panni di avatar opportunamente personalizzati. A conti fatti, Resource Edge è quindi un buon gioco d'azione, a tratti piacevole e caratterizzato da un livello di sfida capace di stuzzicare i giocatori più esigenti. Vista l'assenza di rivali degni di nota, quindi, si tratta di un acquisto che i fan del genere potrebbero anche prendere in considerazione, a patto di non aspettarsi un capolavoro all'altezza di Ninja Gaiden Black.